Salve a tutti ragazzi, di nuovo qua sul mio canale. Oggi andiamo a scoprire queste cuffiettine qua che stanno comodamente appese al vostro collo, non vi daranno particolarmente noia, 37 grammi il peso complessivo, quindi praticamente invisibili e non si sentono, realizzate in TPU morbido, fatto bene, flessibile con due estremità, la cui estremità destra dominante serve per comandare volume e rispondere alla chiamata. Resistono al sudore, all'acqua, quindi potrete farci sport e allora andiamo a conoscerle bene. Ecco la confezione di vendita con la confezioncina che tiene i due auricolari in bella mostra. Andiamo ad aprire, sfiliamo gli auricolari. All'interno troviamo una bella sacca griffata Havit, eccola qua, Havit. Ottimo il tessuto, non dovrebbe far trasparire né il sudore né l'acqua, dovrebbe essere impermeabile. E qui abbiamo la manualistica che vi spiegherà tutto il funzionamento, ma tanto ci sono io apposta. Cavetto di ricarica USB, micro USB, anche ben fatto perché abbiamo anche il tappino e un cavo piatto in TPU, veramente notevole. E oltre alla garanzia troviamo dei tappini di riserva. Tappini di riserva che comprendono sia quelli piccoli che vanno dentro il lobo dell'orecchio, sia la coroncina che va a cambiare la dimensione dell'attacco al vostro orecchio, quindi non li perderete praticamente mai. Eccoli qua gli auricolari che hanno un padiglione dominante che è questo, che contiene volume più o meno, accensione, cancellazione rumore, microfoni e LED. Eccolo qua, l'altro solamente la scritta Havit. Vado a girare quello dominante per trovare un tappino, una copertura che va a svelare la porta micro USB per ricaricare il tutto. Dura un casino la batteria di questi auricolari qua, circa 10 ore dichiarata, ora non sono stato a cronometrarla, ma bene o male ci siamo. È interessante notare che i tappini sono ben realizzati, bello il logo Havit e bello il TPU di qualità, non sembra proprio cheap, mi è piaciuto, mi dà l'idea di un prodotto serio di fascia alta. Per accendere l'auricolare bisogna tenere premuto il pulsante di accensione, vedete subito c'è questo LED qua che va a illuminarsi di bianco, abbiamo il microfono per parlare comodamente al telefono e qua il filtro di cancellazione rumore, vedete il LED si è illuminato di blu oltre che di bianco, disattivo il filtro, vedete, e il LED blu sparisce. Il filo è dotato di due piccoli magneti che possono tenere le cuffie unite, ve le faccio vedere meglio, eccole qua, stanno unite qua al vostro collo, non ci saranno pericoli che si stacchino o vi cadano, quindi veramente cosa positiva, possiamo farci sport, possiamo stare comodamente a casa, ascoltare la musica in riunione e quando non vogliamo tenere gli auricolari alle orecchie, tac, scendono e stanno lì comodi, pronti per essere utilizzati. La qualità audio è veramente buona, il suono arriva direttamente al vostro cervello, si sente benissimo, veramente buona. Non mi ha particolarmente convinto il filtro cancellazione di rumori, questo tastino che si preme in un attimo, ma non c'è grande differenza fra prima e dopo. Si ricaricano da 0 a 100 in circa 2 ore e vi consentono di coprire bene 10 ore di riproduzione musicale. Io le sto usando da circa una settimana, un'oretta al giorno, non le ho mai ricaricate, quindi batteria promossa. Il pad che troviamo sul lato destro serve semplicemente a comandare il volume, tenere premuto il volume su, switcha nella canzone successiva, il volume meno tenuto torna indietro di un brano. Posso rifiutare una telefonata tenendo premuto il tasto centrale di accensione, rispondo a una telefonata o metto in pausa con un clic sul tasto di accensione. Quando non siamo in conversazione sarà possibile fare due clic sul tasto centrale per attivare sì oppure Google Assistant. Queste cuffie hanno una qualità sonora migliore rispetto alle classiche in-ear che ho provato qua sul canale, ce ne sono tantissime, ma queste sono aiutate magari da un corpo più grande con i fili e quindi hanno una qualità sonora migliore, tuttavia dovrete tollerare il fatto di portare sempre questa collanina qua appesa al collo, molto buona secondo me per fare sport, le in-ear generalmente cadono.
Parliamo di prezzo. 53 euro sul sito ufficiale di Kavit, le U2, momentaneamente non disponibili su Amazon, ma se tornano disponibili subito link in descrizione, magari date un'occhiata. Ecco, 53 euro, il costo non è che mi faccia pensare a un grandissimo rapporto qualità-prezzo, però è anche vero che di questa categoria qua non se ne trovano tante, comunque vanno minimo dai 30 euro in su. Quindi fate voi il vostro ragionamento se meritano o meno, secondo me hanno un rapporto qualità-prezzo non molto favorevole, ma tant'è, la qualità sonora è veramente buona. Detto questo, fatemi sapere quello che ne pensate, commentate, vi aspetto qua sotto ai commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e mettete un bel like al video e niente, ci sentiamo alla prossima recensione, ciao!